Una delle immagini più iconiche della storia della scienza è quella che raffigura il grande scienziato inglese Isaac Newton, intento a scomporre la luce solare nei suoi colori costitutivi per mezzo di un prisma di vetro. Gli esperimenti di ottica compiuti da Newton ebbero un peso notevole nella storia della fisica e più in generale del pensiero scientifico. Sul versante pop ispirarono anche la celebre copertina dell'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Vi siete mai chiesti dove si trovano attualmente i prismi utilizzati da Newton? Potrà sembrare strano, ma tre di questi oggetti sono conservati da quasi un secolo nella città di Treviso. Perché proprio a Treviso? La spiegazione è legata ad una storia appassionante, i cui protagonisti, oltre allo stesso Isaac Newton, sono i celebri scienziati trevigiani Jacopo Riccati e Giovanni Rizzetti, il brillante illuminista Francesco Algarotti, l'affascinante nipote di Newton, Catherine Barton, e l'abate trevigiano Luigi Baino. Questa storia, che lega Londra al Veneto, ha a che fare con alcune grandi scoperte che hanno dato avvio alla scienza moderna e con una agguerrita disputa tra scienziati. Ma come vedrete, questa storia ha anche a che fare con una travolgente storia d'amore, una sorprendente vicenda di attrazione fatale. Volete saperne di più? Seguitemi in questo appassionante racconto. Il 5 luglio del 1687 Isaac Newton pubblicò i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, un'opera monumentale suddivisa in tre libri che costituisce una delle vette più alte del pensiero scientifico di tutti i tempi. Con questo trattato il genio britannico annunciava al mondo in un colpo solo tre teorie di capitale importanza: i fondamenti del nuovo calcolo infinitesimale, le tre leggi della dinamica classica e la legge di gravitazione universale. Sarebbe bastata anche una sola di queste teorie per attribuire fama eterna all'autore di quest'opera, ma Newton volle esagerare e calare tutti i suoi preziosi assi nella stessa mano, inaugurando una nuova sbalorditiva epoca per la matematica, per la fisica e per la scienza in generale. Newton cominciò a sviluppare le teorie esposte nei Principia Mathematica più di 20 anni prima, negli anni 1664-66. In particolare nel 1665 Newton si laureò al Trinity College di Cambridge, ma poco dopo il college venne chiuso a causa di una grande epidemia di peste e Isaac approfittò di quel lockdown per effettuare i primi esperimenti di ottica per mezzo di prismi, per gettare le fondamenta del nuovo calcolo infinitesimale e per formulare le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale. L'importanza dei risultati che ottenne tra il 65 e il 67 è pazzesca. Newton non aveva ancora 25 anni, ma era rapidamente diventato il più grande matematico e il più grande scienziato del mondo. Risale proprio a questo periodo, in particolare al 1666, la famosa vicenda della mela. Secondo una storia riportata da Voltaire, Isaac era seduto nel frutteto della sua tenuta di Woolsthorpe quando vide una mela cadere dall'albero. L'accaduto lo fece riflettere sul modo in cui gli oggetti cadono dall'alto verso il basso e gli ispirò così le idee basilari sulla gravitazione. Newton aspettò più di 20 anni a pubblicare le sue conclusioni, le sue scoperte rivoluzionarie. In particolare pubblicò i suoi risultati sul calcolo infinitesimale soltanto nei Principia Mathematica, quindi nel 1687, e successivamente in un'altra opera pubblicata nel 1704. Ciò fece nascere una feroce e lunghissima disputa con il pensatore tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale aveva pubblicato nel 1684, quindi poco prima dell'uscita dei Principia, un articolo che conteneva anch'esso i principi di quella nuova branca della matematica. Leibniz quindi accusò Newton di aver copiato i propri risultati, quando invece l'inglese aveva iniziato a lavorare su questi argomenti più di 2 decenni prima. A sua volta Newton insinuò che Leibniz avesse copiato dal proprio lavoro, approfittando di uno scambio epistolare di qualche anno prima tra i due scienziati.
Ma in realtà Leibniz era arrivato alle stesse conclusioni dell'inglese in modo del tutto indipendente. Oggi il calcolo infinitesimale, le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale vengono insegnate e studiate in tutte le scuole e in tutte le università. Ma allora, a quei tempi, verso la fine del Seicento, pochissime persone potevano dire di aver letto e di aver capito quei fondamentali risultati. In Italia, uno dei primi a leggere e comprendere le scoperte di Newton e i suoi trattati fu un giovane aristocratico di Castelfranco Veneto, un certo Jacopo Riccati. Iscritto alla facoltà di giurisprudenza, il suo vero interesse era la matematica, che imparò soprattutto come autodidatta, leggendo le opere di Newton e frequentando ogni tanto le lezioni del matematico e astronomo gesuita Stefano Degli Angeli. Negli anni successivi, Riccati studiò a fondo il calcolo infinitesimale e affrontò un nuovo problema matematico collegato, la risoluzione di equazioni differenziali. Mentre nelle consuete equazioni numeriche l'incognita da determinare è un numero, in un'equazione differenziale l'incognita è una funzione che compare nell'equazione stessa sotto forma di sue derivate. Riccati divenne un pioniere di questo nuovo ambito della matematica. Il suo nome è legato a un tipo speciale di equazione differenziale, oggi molto importante nella fisica quantistica e nell'automazione. È un'equazione differenziale ordinaria, quadratica nella funzione incognita, ovvero un'equazione di questo tipo. Grazie a numerosi carteggi, il conte Riccati intrecciò una straordinaria rete di relazioni con i principali studiosi italiani ed europei dell'epoca e divenne uno dei principali divulgatori delle nuove teorie matematiche e scientifiche newtoniane. Anche la sua stessa fama di matematico si diffuse rapidamente in tutta Europa. Riccati fu anche un intellettuale dagli interessi vastissimi, e oltre che di matematica e fisica, si occupò anche di scienze naturali, di storia, di questioni giuridiche, di musica, di architettura, di poesia, di religione, filosofia e archeologia. La sua sterminata produzione occupa più di 2000 pagine, senza contare i numerosissimi carteggi. Riccati fu anche l'anima di un vivace e fecondo gruppo di intellettuali trevigiani, che fu portato avanti anche negli anni successivi grazie ad alcuni dei suoi 18 figli, in particolare Vincenzo, Giordano e Francesco, che eccelsero nell'architettura, nella musica e nella matematica. La cosiddetta scuola riccatiana che ne derivò fu un fenomeno molto significativo nel panorama culturale italiano dell'epoca, fino a quel momento piuttosto statico e stagnante. Riccati è famoso anche per una clamorosa serie di grandi rifiuti. Respinse infatti l'offerta di una cattedra di matematica arrivata dall'Università di Padova. Declinò la nomina a consigliere aulico presso la corte imperiale di Vienna e disse di no perfino allo zar Pietro il Grande, che gli aveva offerto la presidenza dell'Accademia Imperiale delle Scienze di Pietroburgo. Se Riccati era un newtoniano convinto, un altro aristocratico castellano dell'epoca, Giovanni Rizzetti, architetto, matematico e fisico, ne fu invece un fiero detrattore. Nato nel 1675, effettuò a partire dal 1716 una serie di esperimenti di ottica, i cui risultati sembravano confutare le conclusioni sulla luce e sui colori alle quali era giunto Newton. In particolare, Rizzetti ripeté il celebre esperimento della dispersione luminosa per mezzo di un prisma di vetro, la luce solare bianca che viene separata nei suoi colori costitutivi per effetto dei diversi angoli di rifrazione associati alle diverse frequenze. Eh sì, proprio il fenomeno raffigurato nella celebre copertina dell'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Nel 1727, proprio mentre Isaac Newton moriva a Londra, Rizzetti dava alle stampe il suo più importante trattato di ottica, intitolato De Luminis Affectionibus Specimen Physico-Mathematicum, nel quale prendeva le distanze dalle dottrine d'oltremanica, in particolare dalla visione corpuscolare della luce, sostenuta da Newton in contrapposizione alla concezione ondulatoria di Huygens. Qualche altro autorevole scienziato dell'epoca, come Nicolaus Bernoulli, e a sorpresa lo stesso Jacopo Riccati, sostenne le argomentazioni anti-newtoniane di Rizzetti, ma la maggior parte della comunità scientifica era a favore delle teorie di Newton. Molti intellettuali accusarono Rizzetti di arroganza per aver osato dissentire dal grande fisico inglese. Lo stesso Newton a un certo punto venne a conoscenza degli attacchi del Trevigiano e, convinto che si trattasse di un complotto ordito intenzionalmente contro di lui, bollò i suoi autori, Rizzetti in primis, come amici del signor Leibniz.
Lo scienziato inglese John Theophilus Desaguliers, già assistente di Newton, affermò che i risultati fallaci ottenuti da Rizzetti erano dovuti alla cattiva qualità dei prismi veneziani utilizzati dallo scienziato trevigiano. Tra i sostenitori di Rizzetti allora si diffuse uno slogan ironico: le teorie di Newton funzionano solo con i prismi inglesi. È a questo punto che entrò in scena uno dei personaggi chiave di questa storia. Francesco Algarotti, nato a Venezia nel 1712 da una ricca famiglia di commercianti. Algarotti aveva vastissimi interessi culturali, un notevole fascino intellettuale e a quanto pare anche un aspetto fisico molto attraente. Sarà lui il protagonista di un incontro galante che si rivelerà determinante per la nostra storia. Oltre che nella sua città natale, Algarotti studiò anche a Bologna, Padova, Firenze e Roma e divenne presto un convinto sostenitore delle dottrine di Newton. Algarotti comprese che Desaguliers aveva ragione, i prismi usati da Rizzetti erano difettosi. Utilizzando prismi fabbricati con spato d'Islanda anziché vetro, Algarotti riuscì a ottenere gli stessi risultati ottenuti da Newton e confutare così le tesi di Rizzetti. Ma evidentemente per Algarotti questo non era ancora abbastanza. A un certo punto il giovane illuminista riuscì addirittura a impossessarsi di tre prismi appartenuti allo stesso Isaac Newton. Questi prismi furono portati in Italia dallo stesso Algarotti e finirono poi nelle collezioni dei musei civici di Treviso. Come fece Algarotti ad appropriarsi di questi prismi e perché poi finirono a Treviso? Un po' di pazienza, lo scopriremo tra poco. Da parte mia, quando ho scoperto che presso il museo di Santa Caterina a Treviso, a pochi minuti da dove abito, è conservata una cassetta contenente i famosi tre prismi appartenuti a Newton e posseduti da Algarotti, assieme a un cristallo di vetro non lavorato, beh, sono stato preso da una grande emozione e da una grande curiosità e ho immediatamente chiesto ai musei civici di poter visionare la preziosa cassetta. La mia richiesta è stata gentilmente accolta. Ecco, ci avviciniamo al complesso di Santa Caterina. Ecco, questo è il complesso di Santa Caterina a Treviso. Formato dall'ex complesso conventuale dei Servi di Maria e dalla annessa ex chiesa di Santa Caterina. Ecco, questa è la cassetta originale del Settecento, realizzata da Francesco Algarotti, che contiene i prismi attribuiti a Isaac Newton. Come vedete c'è l'iscrizione INPFA che sta a indicare Isaac Newton present Francesco Algarotti e la data del 1734. Ecco, questi sono i prismi di Newton delle collezioni dei Musei Civici di Treviso. Si tratta di un unicum anche all'interno delle nostre collezioni perché
Noi conserviamo per lo più raccolte d'arte, di archeologia, arti applicate, però nel caso come questo di strumenti scientifici, ecco, è un pezzo molto curioso. Non è esposto al pubblico, è conservato in deposito, sia un po' per questioni conservative, vedete la cassettina è proprio d'epoca, quindi riporta anche un po' tutti i segni del tempo, sia perché diciamo che questo tipo di strumenti magari necessiterebbe anche di una dimostrazione sul loro utilizzo più che per essere vista così come li vedete. Allora vi mostro un po' anche più da vicino questi prismi, sono tre con le forme appunto canoniche, riportano tutti e tre un sigillo in cera lacca con le iniziali di Isaac Newton. Sono corredate poi da un blocco di cristallo naturale tagliato in maniera molto grezza. E i tre prismi appunto sono, vediamo prima di tutto questo, che ha un, in realtà non è neanche un triangolo equilatero, ma è un po' fuori asse, ecco, e ha un una larghezza massima di 3 cm. Gli altri due invece hanno questa misura di 5 cm circa. Ecco, ho in mano questo perché è dei tre quello un po' più, diciamo, interessante dal punto di vista delle ricerche. Abbiamo avuto degli studiosi che sono venuti recentemente a fare delle analisi riflettografiche su questi oggetti per capire un po' anche la composizione del vetro, la tipologia di materiale utilizzato. Ecco, sono riusciti a così intuire che mentre questi due probabilmente si tratta di vetro di quarzo, per questo invece il risultato finale è ancora molto dibattuto perché è difficile da analizzare con i loro mezzi. Ovviamente magari andrebbe fatta anche un'analisi più chimica della composizione chimica per avere risultati più precisi, però è interessante. Ecco, i prismi, i cosiddetti prismi storici di Newton, ne sono stati individuati nel mondo circa 8. 4 in particolare sono conservati nel Regno Unito, ovviamente terra natale di Isaac Newton, e 3 invece in musei olandesi, e poi abbiamo questo a Treviso, questa cassettina a Treviso. Probabilmente diciamo che i prismi conservati attualmente noti sono leggermente successivi alla morte di Isaac Newton. Quindi probabilmente erano state copie esatte dagli strumenti originali che sono attualmente, insomma, non sono noti. Questa caratteristica di questi prismi di Treviso, del fatto della loro composizione, probabilmente farebbe un po' propendere per una loro datazione molto vicina proprio agli anni in cui era vivente Isaac Newton. Ovviamente non abbiamo la data precisa esatta, abbiamo solamente la data riportata nella cassettina. Ecco, vedete già da qui, da questo dettaglio, il vetro non è esattamente puro, quindi vedete che ci sono come delle stratificazioni di bollicine, di inclusi, che dimostra proprio una fattura artigianale che fa propendere per una datazione più antica. Adesso, se i prismi di Newton, se vengono prodotti in laboratorio, sono composti da vetro purissimo, che quindi è veramente trasparente. In questo caso è interessante notare anche tutti questi segni. Questo, appunto, dicevo, è un vetro di quarzo, quindi contiene appunto tutti questi inclusi. Ecco, vedete anche qui un po' queste foglie un po' intersecati di bollicine all'interno del blocco di vetro. Ecco, invece questo è il blocco di cristallo tagliato in maniera molto grezza, usato probabilmente come riferimento per il vetro, è sempre stato parte di questa cassettina. Vedete proprio il taglio molto grezzo e anche qui questa stratificazione interna del materiale, quindi molto interessante anche questo.
davvero una grande emozione poter vedere da vicino una cassetta di questo tipo contenente oggetti così famosi, così importanti nella storia della scienza. Gli esperimenti di Newton hanno, sulla luce hanno rivoluzionato la nostra visione del mondo, della realtà, e vedere da vicino oggetti così importanti è davvero una grande emozione. Sapere che sono anche conservati qui a Treviso è davvero sorprendente ed emozionante. La grande domanda a questo punto è ancora quella: come fece Francesco Algarotti a impossessarsi dei prismi? E perché poi la cassetta finì proprio a Treviso? Beh, c'è di mezzo, come ho accennato, un incontro galante e probabilmente una storia d'amore. Nel 1734 il 22enne Algarotti decise di partire per Parigi, dove ebbe l'opportunità di conoscere scienziati come Maupertuis, Clairaut, letterati come Voltaire e Fontenelle, e da Parigi poi si spostò a Londra, dove divenne amico del poeta Alexander Pope e fu accolto anche nella Royal Society. È durante questo viaggio che Algarotti completò la sua opera più famosa, il Newtonianismo per le dame, ovvero Dialoghi sopra la luce, i colori e l'attrazione, il cui scopo era sostenere e diffondere la fisica di Newton, in particolare le dibattute questioni di ottica, ma senza trascurare altri campi della fisica come la gravità e perfino altre discipline come l'anatomia e la cartografia. Le teorie dello scienziato britannico vengono esposte in questo libro sotto forma di una conversazione salottiera che si svolge in una località del lago di Garda tra una marchesa e un cavaliere suo corteggiatore. Nonostante lo stile lezioso e a tratti sentimentale, la forza di gravità, per esempio, viene paragonata alla passione amorosa che attrae i corpi e si affievolisce con la lontananza, il libro riscosse un notevole successo in tutta Europa e fu apprezzato anche da intellettuali come Voltaire. È possibile che per delineare la figura della marchesa, Algarotti si sia ispirato a una reale donna inglese conosciuta durante la sua permanenza a Londra. Ebbene, questa reale donna inglese non era una dama qualsiasi, ma niente meno che la nipote di Isaac Newton. Il suo nome era Catherine Barton, era la figlia di Robert Barton e della sua seconda moglie, Anna Smith, sorellastra di Newton. Fu Catherine Barton a riferire, ad esempio, la storia della mela a Voltaire, che la rese poi famosa. Nel 1717 Catherine aveva sposato l'uomo politico John Conduit. Assieme al marito aveva poi assistito lo zio Isaac nei suoi ultimi anni di vita. Dato che il grande scienziato non si sposò mai e non ebbe figli, alla sua morte Catherine ne divenne l'erede. Quando Algarotti la conobbe, nel 1734, Catherine aveva già 55 anni, ma il suo fascino era ancora notevole. Era una donna straordinariamente bella, intelligente e brillante nella conversazione. Pare che avesse fatto perdere la testa a uomini come Voltaire e Jonathan Swift ed era stata per molti anni l'amante del famoso poeta e statista Charles Montague. D'altra parte anche Algarotti era un giovane molto affascinante. Le cronache riferiscono che, grazie alle sue doti di seduttore, riuscì a convincere Catherine Barton a regalargli tre prismi a base triangolare che lo zio Isaac aveva utilizzato per i suoi esperimenti. Eh sì, sono questi i tre prismi che abbiamo visto prima. Algarotti portò la cassetta in Italia e la aggiunse alla sua ricca collezione, costituita soprattutto da opere d'arte. Dopo la sua morte, gli strumenti furono coinvolti in vari cambi di proprietà, finché nel 1879 furono acquisiti dall'abate trevigiano Luigi Bailo, grande erudito e figura di primo piano nella cultura
della sua città a cavallo tra 800 e 900 e fondatore del Museo Civico. Luigi Bailo è un po' considerato il fondatore delle collezioni civiche trevigiane. Nel 1879 acquistò un nucleo molto cospicuo di documenti, lettere, manoscritti appartenuti a Francesco Algarotti. I materiali cartacei sono conservati, sono sempre rimasti, diciamo, nelle collezioni del Fondo Antico della Biblioteca Civica, e oggetti invece come questa cassettina, a seguito di un riordino delle collezioni negli anni 70 del Novecento, sono giunte invece nelle collezioni museali. Ed eccoci arrivati alla fine di questa sorprendente storia. Se nella loro città sono custodite tre reliquie newtoniane così preziose, i trevigiani devono ringraziare diverse persone, oltre a Bailo, ovviamente, anche il dottor Riccati, che creò nella Repubblica di Venezia un contesto scientificamente al passo con i tempi, il polemico Rizzetti, che attirò sulla questione newtoniana l'attenzione di molte persone, e soprattutto il brillante Algarotti, che, spinto dal desiderio di mostrare il suo fascino e la sua superiorità intellettuale, riuscì a portare i prismi in Veneto. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace qui sotto, inserisci i tuoi commenti e, se non l'hai fatto ancora, iscriviti al canale e attiva le notifiche, così sarai costantemente informato sui nuovi video e sulle nuove dirette di questo canale. Grazie, a presto!